ai microfoni di Fonica News abbiamo dei medici e qui ci parleranno di quello nelle recenti cronache, cosa è successo per il concorso per la specializzazione. Buonasera, un saluto ai ragazzi. Ciao. Allora, grazie mille. Allora, salve a tutti. Siamo dei medici giovani, sicuramente i medici possono anche non essere brizzolati. Abbiamo partecipato a questo concorso che dopo un anno e mezzo è stato bandito e felici e contenti siamo andati a sostenerlo. Dopo alcune peripezie legate al bando, legate alle sedi, che sono state tantissime, 420 sedi, abbiamo sostenuto le prove che erano anche abbastanza difficili. E abbiamo poi scoperto amaramente che le prove sono state invertite. Problema che poi non è stato facile risolvere, o meglio, che il Ministero ha risolto con diciamo un escamotage. Questo ha creato problemi e soprattutto ha creato problemi riguardanti anche diciamo, i punteggi, in quanto alcune domande non tutti hanno risposto allo stesso modo alle domande incriminate che sono state poi neutralizzate, quindi chi ha risposto correttamente è stato penalizzato, chi ha risposto in maniera errata invece è stato avvantaggiato. Il problema poi credo sia stato inoltre, poi ognuno ha avuto la sua esperienza, noi veniamo da Perugia, quindi io sono stato alla sede di Terni, più vicino, ok, scusami, sono stato alla sede di Terni, diciamo è stata una sede dove tutto si è svolto regolarmente, con controlli severi, cosa che purtroppo sappiamo non è avvenuta in tutte le parti d'Italia. Il problema però non è solo per fare una polemica, vogliamo anche essere propositivi, noi siamo medici, il futuro del sistema sanitario dipende dai medici specialisti, almeno finché non cambia le leggi, e c'è una carenza di medici specialisti, quindi credo sia necessario che aumenti il numero di borse, che chi è stato penalizzato da questo concorso possa avere una possibilità di dimostrare il suo valore lavorando. Poi non so ragazze, anzi colleghe, prego. Dinamiche del concorso, cioè più nello specifico cosa è successo, esperienze vostre personali. Lui era fatto a Terni, te per esempio, parlaci un po' ai nostri ascoltatori di Fonica, di radiofonica.com, come è successo in tutta Italia, come erano disposte, come stavamo parlando prima, fuori prima del, diciamo, del colloquio. Salve a tutti, io sono Viola Del Prete. Dunque, questo era il primo concorso nazionale, dopo concorsi, diciamo, regionali, chiamiamoli così. E, per essere un concorso nazionale è stato abbastanza strano, essendoci 442 sedi, non 420, eri stato molto ottimista. E soprattutto in ogni sede non c'era lo stesso numero di partecipanti, voglio dire, c'erano sedi da 4 postazioni, sedi da 550 postazioni, chiaramente con un numero di, diciamo, chiamiamoli controllori, non so, diverso da sede a sede. Vigilanza quindi differente e anche proprio sistemazione differente, perché c'erano delle postazioni vicine, delle postazioni lontane, delle postazioni in cui ci si poteva tranquillamente dare una sbirciatina dall'uno all'altro computer, perché quest'anno l'innovazione è stata anche il fatto che il concorso fosse telematico, quindi fatto al computer, non più cartaceo, quindi la scelta delle aule è stata dettata anche dalla disponibilità di questi mezzi. Tutto questo ha fatto sì chiaramente che ci si ritrovasse punteggi molto diversi da zona a zona e non penso che questo fosse dovuto a genialità a Torino oppure a stupidità o ignoranza a Napoli, diciamo così. Quindi c'è stato qualcosa che è andato storto, qualche cellulare è entrato in aula purtroppo, qualche vigilante si è girato dall'altra parte facendo finta di niente, non è stato voluto, cioè non sono stati messi agli atti le proteste dei medici che appunto dicevano guardate che lì sta succedendo qualcosa. Comunque questa è stata la mia esperienza personale, io sono stata a Perugia in una palazzina dell'università per stranieri, eravamo una trentina con 3 controllori, è andato tutto regolarmente nella nostra aula, però ci sono state altre esperienze che non hanno
che non confermano la mia ipotesi. Tu? Io ad esempio avevo lo stesso numero di controllori, sempre 3 persone a vigilare, ma noi eravamo 9 concorrenti, quindi anche questo, che il numero dei controllori non fosse direttamente proporzionale al numero dei concorrenti che erano in quell'aula, non è giusto. E nel mio caso specifico io ho svolto la prova alla facoltà di veterinaria, da me è stato fin troppo corretto in confronto a tutto il resto d'Italia, eravamo appunto solo 9 persone con 3 persone a controllare, dovevamo estrarre un bigliettino per decidere dove ci sedevamo, mentre in altre zone sappiamo benissimo che ci si poteva mettere vicino all'amico o all'amica, e avevamo dei separatori in modo tale da non poter vedere il computer degli altri concorrenti, non si poteva andare in bagno neanche prima dell'inizio delle prove, quindi da me è stato ineccepibile. Poi però succede che mi trovo nella stessa graduatoria in cui ci sono persone che sono state vicino all'amico, persone che vedevano il computer di Tizio e di Caio, persone che sapevano da prima le domande, perché anche questo è successo, punteggi disumani che neanche Rita Levi Montalcini avrebbe fatto, confidenze fatte in amicizia di persone che sapevano da prima quali erano le domande. Insomma, la meritocrazia ancora è lontana, purtroppo. Noi ci speravamo molto in questo cambiamento, abbiamo fatto manifestazione l'anno scorso pro concorso nazionale, quindi ci abbiamo veramente messo le nostre speranze, e però il risultato è stato ben diverso da quello che ci aspettavamo, e quindi siamo un po' delusi, ecco, amareggiati. Un noto capolavoro all'italiana, come al solito. Un'altra domanda molto importante: come vi state muovendo affinché la meritocrazia possa in qualche modo primeggiare, avere la meglio su questi furbetti, diciamo, del concorso? Come vi state muovendo voi e i vostri colleghi di altre comunque parti d'Italia? Allora, ci stiamo muovendo in vari modi, cercando innanzitutto di trovare un dialogo con il Ministero. Abbiamo trovato invece un dialogo, e ringrazio per questo il dottor Conti, con l'Ordine dei Medici di Perugia, dove ieri ci siamo riuniti, che ci ha dato parecchi consigli, ci ha aiutato, ci ha sostenuto, e molti di noi, anche dopo questa riunione, penso che seguiranno le vie legali. Da quello che ho saputo, molti le seguiranno. Speravamo non fosse necessario, ma questo è ovviamente una scelta personale di ognuno, però da quello che è emerso alla riunione di ieri, la maggioranza seguirà questa via. Certo, si sperava in un dialogo, non è fattibile, anche perché non è solo il problema di questo concorso, il problema è anche del futuro, i futuri concorsi, quindi il futuro delle specialità in medicina e il futuro non solo dei medici ma anche dei pazienti, perché a breve mancheranno medici specialisti, e quindi saremo costretti, come la Francia, a importare medici specialisti. Questo è necessario un confronto con gli organi competenti. Sì, prego, cara. Io credo che non sia facile avere un confronto con il Ministero quando, in primis, il Ministro stesso ci chiama studenti di medicina, in primis, e già qui vuol dire che non hai capito di cosa stiamo parlando. In secondo luogo, fai varie interviste in cui ti prendi il merito di aver creato un concorso nazionale dove adesso appunto la meritocrazia è al primo posto, tutto si è svolto bene, a parte questo piccolo intoppo dell'inversione delle due prove, chiamiamolo piccolo intoppo, ma a parte questo non puoi dire assolutamente che tutto sia stato regolare. Parliamo per esempio di questa cosa, queste domande che sono state invertite. Ci hanno detto alla fine, va bene, siccome sono state invertite, 2 le annulliamo, adesso senza scendere troppo nel merito perché sarebbe abbastanza difficile spiegarlo, 2 ne annulliamo e diamo a tutti quanti un punto, come se le avessimo fatte tutte giuste. Allora tu immagina, tu le hai fatte bene le domande, quindi rimani pari, io le avevo sbagliate, io guadagno, io ti passo sopra, cioè perché praticamente la mia penalizzazione adesso scompare, e questo è chiaro che porta, cioè, una persona vuole capire se è stata svantaggiata da questa cosa, ma tu non mi hai mostrato la graduatoria precedente. Allora io come faccio a sapere se questa tua decisione mi ha portato un danno oppure no? Questo non è fare tutto normale. Poi parliamo di un'altra cosa, un falso in atto pubblico. Tu decidi che quelle 2 domande sono giuste, va benissimo, me lo scrivi accanto al compito, guarda che te le considero giuste,
ma tu assolutamente non ti devi permettere di manomettere il mio file e di scrivere quelle domande che io avevo sbagliato come giuste o che avevo lasciato come giuste. Questo è il nostro PDF. Ora, scaricando il nostro compito, il nostro PDF, abbiamo domande segnate. Comunque, se io scarico il mio compito, trovo come risposta data una risposta che non è quella che ho dato io, ma quella che il ministro ha deciso fosse giusta per far tornare i conti. Vabbè, ne sono successe molte, senza scendere appunto troppo nei particolari, perché ne sono successe veramente, veramente tante. È difficile non essere polemici. Sì. Ci abbiamo provato. Ci sta sfuggendo di mano. No, prego, ma torniamo all'intervista. Allora, abbiamo parlato adesso di questo scandalo, perché così si può chiamare, non c'è meritocrazia, ma vorrei ai nostri ascoltatori capire come funziona la specializzazione, come funziona ovviamente a chi come me non fa medicina, o studenti, neo studenti di medicina vorrebbero capire un po' il meccanismo. Ok, questo è il concorso d'accesso per la specializzazione, ma la specializzazione come funziona? Allora, è tutto in cambiamento, quindi tutto in divenire. Però fino adesso praticamente la specializzazione era necessaria per operare all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, quindi per lavorare negli ospedali. Altrimenti, senza specializzazione, è possibile fare esclusivamente sostituzioni, essere titolari sostituti di guardie mediche o altri lavori, diciamo, occasionali. È anche importante dal punto di vista della formazione, perché i 6 anni di medicina non bastano a poter garantire livelli assistenziali adeguati. Praticamente un medico, anzi uno studente di medicina che si laurea, deve sostenere l'esame di Stato, diventa medico, dopodiché può concorrere a dire la verità, secondo questo bando poteva anche concorrere senza essere abilitato. Quindi è una cosa un po' strana, però diventato medico può concorrere per diventare specialista. Il problema è che già l'accesso a medicina è programmato, quindi è regolato con un imbuto, quindi non tutti possono fare medicina. Inoltre, durante i 6 anni c'è un'ulteriore forte selezione. Di solito se ne laurea un 50%, anche un pochino più. In tempo, sì. E poi c'è l'esame di Stato, e poi ulteriore imbuto c'è il concorso di specializzazione, che è necessario per accedere alle scuole di specializzazione che formano poi i medici veri e propri, i medici specialisti che servono per il Sistema Sanitario Nazionale. Penso che posso concludere, sicuramente continueremo, poi se ci saranno ulteriori aggiornamenti verrete richiamati per raccontare ai nostri ascoltatori come proseguirà il ricorso legale, sicuramente. Quindi sicuramente riverrete e sarete ricontattati, affinché speriamo che questa situazione caotica possa prendere. Sicuramente sarete rinterverrete quando vorrete per parlare di nuovi aggiornamenti ai nostri ascoltatori di Fonica. Vi ringrazio. Grazie.